Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata del Barbagianni, neofiti per passione dal Barbagianni, ovvero Domenico. Allora, ve lo dico subito, se oggi non svengo, non svengo più, perché il buon prof Mario Staiano mi ha commentato in ogni maniera dicendo che l'audio dell'altra volta era pessimo, era pieno di clacson della città, bla bla bla, mi sono inserrato, come suol dire. Però cerchiamo di farci aiutare da un sapone che ci dovrebbe donare un po' di freschezza. Oggi andiamo sull'economico, ma allo stesso tempo vi mostrerò quanto è efficace, efficiente ed anche, tanto mi entra un po' di capellini nell'occhio, ed anche molto molto piacevole nella profumazione. Vabbè, quello ve lo posso dire, eccolo qui, il bellissimo, insomma bellissimo, una scatolina. Non so neanche se riesce a mettere a fuoco, eccola, perché sto usando la modalità cinema. Palmolive, crema rinfrescante al mentolo, bellissima, insomma. Quando sono tornato al supermercato, mia moglie ha detto: "Ah, hai comprato il dentifricio?" Cioè, per dirvi quanto può essere. Intanto passano moto, penso che si siano sentite con tutte le finestre chiuse. E allora lì Mario Staiano mi chiederà di intervenire mettendo in fissi, anodizzati, bla bla bla. Ce li ho. Non lo so, siamo nel caos più totale qui. Allora, come lavoriamo oggi? Innanzitutto, dopo un po' di tempo, te lo porto sul canale la prep. Perché? Perché voglio fare una prova. Dato che ultimamente non sto usando nessun pre-barba, anche per i prodotti un po' più commerciali, come avrai visto negli altri video. Ho avuto un po' di problemi in fase di contropelo in zona baffi. Voglio provare a vedere se con un pre-barba, e in questo caso con prep, che secondo me ben si adatta alla profumazione della palmolive, perché comunque è una profumazione talcata ma fresca, eh? L'unica cosa di prep che mi portava un po' a pensare lo uso o non lo uso è il fatto che mi tendo un po' ad arrossare. Ok, facciamolo un po' agire e nel frattempo vi mostro il resto dell'armamentario. Abbiamo visto palmolive, la profumazione è freschissima. Cosa torna sul canale? Beh, con le creme ve lo mostro così, facendovi vedere quanta acqua ingloba. Lo mungiamo questo pennello. Mi dispiace, purtroppo la messa a fuoco è quella che è, perché sto usando una modalità cinema di iPhone, che secondo me, per quanto costa, facciamo un po' di movimenti, frusta, andiamo a frustare il pennello, bello asciutto, per andare poi a prepararci alla rasatura, anzi al montaggio. Userò un silver tip perché ci troviamo dinanzi ad una crema. E quindi cosa meglio della silver tip o del silver tip, tasso silver tip, può aiutarci? Per il rasoio ho deciso di utilizzare un mio vintage che è arrivato da poco in scuderia. Mannaggia, guarda, non riesce proprio a mettere a fuoco con questo discorso. Forse mi devo, ecco qua, questo è un pre-war, magari durante il montaggio me ne parlo un po'. Manico Fat, ricorda un po' magari il Fat Boy. Un attimo, blocco un attimo le riprese perché mi sono dimenticato di prendere le lamette. Bene, eccoci tornati. Avevo riposto la lametta nel King XC Gillette, perché è una lametta che in realtà già ho usato per un contropelo la scorsa volta in una rasatura privata, che
Crown. Oggi si va di Crown. Mettiamo così, vediamo se riesce ad inquadrare. Eccola qua. Oggi andiamo di Crown, che è sempre prodotta da Lord. Lord produce veramente tantissimi marchi. Poi da vedere se nella sua produzione. Intanto faccio un po' di scoramellate sulla mia. Una quindicina di scoramellate perlato. Perché è una lametta comunque usata per mezza lavatura. Ho dovuto sostituire durante la rasatura precedente, privata, in fase di pelo, sentivo già tagliare, già strappare la lametta che stavo usando, e quindi l'ho sostituita con questa Crown, che poi ho continuato in questa rasatura per vedere come si comporta. In genere uso scoramellare sia prima che dopo la rasatura. Ok, allora come procederemo con il montaggio? Andiamo a utilizzare questa fantastica ciotola utilizzata prima che ne prendessi possesso per la tintura dei capelli, quindi veramente proprio professional. Andiamo a mettere quantità di sapone. Tu dirai, ne hai messa parecchia, e ti dico, per questo ciuffo è quella che necessita. Scusami un secondo, ma qua occorre proprio serrare, perché comunque. Quindi andiamo a prelevare questo sapone con il Boti direttamente, facendo una sorta di premontaggio in ciotola. Quindi ci andiamo a mettere anche proprio un paio di goccine così. E già l'ha fatto, già ha montato, già diciamo siamo riusciti a inglobare all'interno del bel tasso il sapone. Ok, eccolo qui come l'abbiamo portato in maniera uniforme per tutta la testa. Ok, partiamo. Allora, profumazione subito molto molto sparata, quella di la linea verde. Chiudiamo pure la porta a sto punto. Subito molto sparata la profumazione della linea verde di Palmolive, molto molto fresca. Tanto mentre parliamo, mentre monto la storia di questo pre-war, allora, per chi è esperto, il copri-lama non è quello originale, bensì è quello di un Gillette degli anni 60, mentre invece la parte che porta la lama, quindi il porta-lama e il manico, sono del Gillette chiamato pre-war, perché era un Gillette che era in vendita appunto prima della seconda guerra mondiale, quindi possiamo datarlo fra gli anni 30 e gli anni 40. Rasarsi con questi prodotti a me piace, perché mi porta un po' a ricordare chissà chi l'ha posseduto questo prodotto, chissà che storia c'ha. Poi il fatto che
il coprilama sia diverso, non va a cambiare. Mi sono confrontato con qualche amico esperto di prodotti vintage, di rasatura vintage, e non va a cambiare più di tanto la geometria del rasoio degli anni 30. Tanto, al solito, schizziamo un po' da tutte le parti qui. L'amica Palmolive richiede acqua, infatti ho ben bagnato le punte. Voi sapete, no? Prodotti li tiriamo, li tiro finché posso. Molto fresca, molto molto fresca. Monta una bellezza. Proprio giusto un altro po' d'acqua. Guarda quante ne. Che bel prodotto qui. Ok, montaggio venuto. Mi soddisfa. Questa telecamera è proprio noiosa. Eccolo. Purtroppo. Molto idratato, però assolutamente non evanescente. Questo è quello che volevo. Quindi partiamo col Gillette pre-war montato con le lamette, che mi sono dimenticato che lamette sono. Avevamo detto le crown, mi sarei mai ricordato mai. Non so perché stamattina c'ho in testa d'orco. Con lamette crown, questa è l'esposizione.
Andiamo. Crown che sono delle stainless. È che in questa prima fase non si stanno aggrappando, si stanno sposando bene con questo piccolo gioiellino che c'ha ormai 80 anni almeno di vita. Come diceva Vittorio, anzi no Vittorio, chiedo scusa, Mario Faroppa, in un video sul canale mi permetto di riprendere le sue gesta e dare questo consiglio. Quando impugniamo il manico, utilizziamoci con il mignolo per dare l'angolo. Leviamoci anche gli occhiali. Mario lo diceva in un suo video di questa settimana. Sul Neofiti per Passione, sul mio gruppo Facebook. Vittorio Franzaroli e Mario Faroppa fanno sempre degli interventi molto molto interessanti. Vi consiglio di vedere il montaggio di Vittorio Fronzaroli del palmolive verde in barattolo. Mostruoso. Poi qualche volta proverò anch'io a riperformarlo. Non assicuro con gli stessi risultati. Tanto vedo già che qua è partito il rossore della preppa, come immaginavo. Qui non ho messo sapone qui in basso, ma la preppa mi dà questo spiacevole, questa spiacevole, diciamo, questo spiacevole effetto su di me di questo rossore che dura una decina di minuti, poi va via. Allora, per ora fase di pelo ottima. Lame si sono comportate molto bene. Il sapone mi ha garantito la giusta protezione. Andiamo con il contropelo. Per ora sembra anche mantenere e non smontare. Guardate qui, non è sceso.
Allora, in questa fase si sente naturalmente molto di più la freschezza, che già era bella persistente, più che persistente, potente, nella fase di pelo del primo montaggio. Ma ora un po' di acquetta così. Partiamo col contropelo. Rossore e pretto. Poi si mette anche il caldo, il fatto che devo stare chiuso dentro perché il prof si lamenta. Che gran consiglio che mi ha dato e ci ha dato sul gruppo Mario Faroppa, cioè bam bam bam. Usiamo il mignolino. Sciacquiamo un po'. Signori, dopo un po' di tempo sono riuscito a fare il sottonaso senza sgranature e in BBS. Sto per emozionare. C'è un po' di contropelo diretto qui. C'è contropelo diretto, contropelo in terza rasatura però. Preso fiducia. Qua, è sfuggito. Non esageriamo.
Perfetto. Chiusa ragazzi, chiusa la sbarbata. Mi sciacquo e traiamo subito le conclusioni di una sbarbata eccitante. Ci do una puta. Eccitante. Che freschezza, amici. Allora, sono veramente contento rispetto alla mia ultima sbarbata con quel prodotto, con quel rasoio, che non consiglierei, come si dice, non consiglierei al mio peggior nemico. Eh sì, non lo consiglierei. Non mi sento neanche di mettermi l'allume perché la sbarbata è andata veramente bene, sento la pelle bella, c'è solo questo poco di rossore di preppa, ma se la preppa mi ha garantito, non lo so se mi ha garantito, ma se l'alchimia generata da preppa piuttosto che da insieme al sapone, insieme alle lamette, insieme al rasoio mi hanno garantito una sbarbata del genere, la continuerò ad utilizzare in queste situazioni. Naturalmente chiudiamo il tutto con, lo vedrai anche se non ben definito, eccolo qui, Proraso, lozione dopo barba rinfrescante della linea verde al mentolo. Allora, per quanto riguarda il sapone lo trovo un sapone veramente bello. Bello, mi piace. Me lo sono portato a casa, forse l'ho anche strapagato, non lo so, 2,50 euro. Pensavo costasse un paio d'euro. Ho 1,50 euro, ma l'ho acquistato da Idea Bellezza, che media forse ha i prezzi un po' più alti, non lo so, nella mia zona. Il sapone è veramente piacevole per questa stagione, ti consente di sbarbarti tranquillamente. Montato col silver tip, dal meglio di sì, c'è poco da fare. Silver tip e creme sono una accoppiata vincente. Queste crown in seconda rasatura le ho trovate più addolcite rispetto a crown in prima rasatura, anche se le avevo fatto solo il contropelo, ma le sentivo più dure. Invece le ho sentite dolcissime, molto profonde, affilate. E poi ragazzi, questo vecchietto qui a me è piaciuto un sacco perché A è maneggevole e piccolo come piace a me, B non è pesante, è leggero e quindi lo puoi utilizzare tranquillamente in tutti quei movimenti che fai, nel momento in cui ti vai a riempire di sapone questa parte qui del rasoio, poi dopodiché devi girare, fai un movimento molto semplice, blam, blam, insomma, ba, e quindi giri. E ti va a tagliare con quest'altro verso. È molto molto semplice da utilizzare rispetto a quelli più pesanti che diciamo tendo a utilizzare meno, con meno piacere. Inoltre l'esposizione è un'esposizione abbastanza tranquilla, ma che mi ha assicurato un BBS su una barba di 2 giorni e mezzo, ah sì, 2 giorni e mezzo, e quindi una barba media. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, continuate a seguirmi sul canale se non sei ancora iscritto, visto che ho visto che il 50% delle persone che vedono il video in media non è iscritto. Quindi se fai parte di quel 50%, bam! Metti un like e attiva la campanella. E se vi va, iscrivetevi al gruppo Facebook Neofiti per Passione, dove c'è tanta gente competente, molto più di me, dal quale io da neofita provo a, diciamo, assorbire le loro conoscenze e competenze e insieme alla mia esperienza le mischio, le unisco, faccio una fusion e le porto qui sul canale. Va bene? Ciao ragazzi, fate un buon fine settimana e ricordate, pura barba sa da sapeva. Ciao!